Allianz Stadium, Juventus Sassuolo, esordio nella squadra di Iachini per Babacar e Lemos con Laniga squalificato. Nella Juventus Barzagli in estremis riserva per misura precauzionale, titolare Rugani, scambio di ruolo tra Pasqua e Giacomelli. Quest'ultimo da VAR diventa direttore di gara per un fastidio muscolare accusato dal collega della sezione di Tivoli, inizialmente designato come arbitro del match. Mandžukić per Khedira, sposta la palla, prova il destro, ma Consigli si salva in angolo. E poi Alexandro respinge Peluso, ancora Alexandro che invita Rugani che fallisce il controllo e flipper, carambola, Alexandro con grande opportunismo firma il vantaggio della Juventus e il suo secondo gol in questo campionato. Corner di Pjanic, spizzata di Alexandro e solo nell'area piccola Khedira, ed è già 2-0 Juventus. Lo molla Lemos e allora Khedira approfitta di questa libertà che gli viene concessa. Niente da fare per il portiere del Sassuolo, fastidio muscolare per Matuidi, allora in campo Marchisio. Pjanic lancia Khedira, tenuto in posizione regolare da Peluso. Khedira, doppietta per lui ed è tutto facile per i campioni d'Italia. Indisturbato Khedira entra in area e prova la conclusione. 3-0 Juventus, poi si danno fastidio Marchisio e Mandžukić, chance per il loro peraltro passato nei giovani della Juventus, ma Buffone attento sul primo palo. Berardi va a cercare Babacar, De Sciglio, Babacar vorrebbe il calcio di rigore per un presunto fallo di mano, allora Duncan, arriva Politano che cerca l'angolo sotto l'incrocio dei pali, non c'erano gli estremi per il calcio di rigore perché colpisce la palla con la gamba sinistra De Sciglio. Poi Khedira per Pjanic che scarica la botta da fuori area. Poker Juventus, per la Juventus 10 gol da fuori area in questo campionato. Khedira riesce a far arrivare la palla a Higuain. Higuain con il sinistro a incrociare. Subisce da tutte le parti il Sassuolo dall'inizio della ripresa. C'è Sturaro al posto di Khedira e Benatia per Rugani. Bernardeschi dal limite carica il sinistro, Consigli respinge, poi Legrola in fallo laterale, ancora Bernardeschi se lo porta dentro l'area per uso il sinistro dell'ex Viola, non difficile l'opposizione di Consigli. Higuain controlla ed è una rasoiata vincente, anche lui partecipa alla festa del gol oggi della Juventus contro il Sassuolo, palla che passa tra le gambe di Peluso e non riesce ad opporsi ai Consigli. Marchisio alza la testa, parte un lancio strepitoso per Higuain. Higuain salta Consigli e deposita in rete per quella che al momento è la sua doppietta. Sempre tambureggiante la Juventus, eccellente l'assistenza di Marchisio e poi con grande sicurezza Higuain che è scatenato va a cercare il super gol di potenza, ancora Higuain, mai sazia la Juventus di Allegri. Bernardeschi, l'invito è per Higuain, tocco sotto e si porta a casa il pallone il Pipita, prima tripletta da Juventino per Higuain, per lui con la maglia della Juventus, 87 presenze, 49 gol. Eloquente l'espressione di Iachini. Ragusa subentrato nel secondo tempo, invita Duncan, forse c'è una deviazione di De Sciglio non vista dall'arbitro e l'ultima emozione di questa sfida finisce 7-0. Devastante, insaziabile. La Juventus firma la vittoria record di questo campionato, 4 reti nel primo tempo, nessun calo di intensità nella ripresa, 10ª vittoria consecutiva tra campionato e Coppa Italia, una sola rete subita nelle ultime 15 partite ufficiali. Il Sassuolo oggi è caduto in un buco nero, pessimo da ogni punto di vista, solo due punti nelle ultime 5 partite. E possiamo chiudere qui la nostra sintesi.